Un signore di 40 anni, di Calcinatello, in provincia di Brescia, ha sparato a una banda di rapinatori che avevano appena scassinato una banca, avevano sostanzialmente tolto il bancomat dal muro e stavano prendendo i soldi di quel piccolo credito cooperativo del Garda. Spara dalla finestra e un processo dunque si celebra. Bene, il ventenne che è stato ferito e che sostanzialmente è un ladro viene condannato, ma viene condannato a 4 mesi di carcere in meno rispetto al sceriffo autoproclamatosi tale che dalla finestra aveva sparato. Insomma, la guardia prende più anni di carcere del ladro. Allora ci saranno le fazioni, quelli che diranno non ci possono essere Charles Bronson in Italia che sparano quando vedono un reato, c'è la polizia che si deve occupare di queste cose e tante discussioni sull'eccesso di legittima difesa o anzi non difesa che in questo caso non c'è. Ma adesso io vi faccio un esempio contrario. Se quel signore dal davanzale avesse sparato alla medesima banda, ferendo un ladro o un rapinatore di quella banda, che invece di scassinare una banca, in quel momento stesse violentando una donna, oppure in quel momento stesse rubando una borsetta a una vecchia pensionata, sarebbero stati tutti così unanimi nel condannare la guardia? Insomma, la morale è che in questo paese, come ha detto il quarantenne, rischia questo signore di dover risarcire il ladro perché il ladro ha subito una violenza da chi ha sparato. Non è bello che si spari dai balconi, ma forse è ancora meno normale uno Stato in cui le banche, le persone, le violenze individuali non sono sanzionate dallo Stato perché semplicemente lo Stato non c'è. E ci si organizza da soli, è brutto, certo, ma quando lo Stato non c'è, purtroppo qualcuno si organizza al posto suo.